Sa, prova. Amen. Allora, 30 secondi e vogliamo cominciare. Sa, prova. Sa, prova. Sì, perfetto. Ok, benissimo. Allora, vogliamo cominciare subito. Allora, salve cari amici, chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi. Bene, in questo video vogliamo affrontare un argomento molto importante perché qualcuno ci ha scritto e ci ha posto alcuni quesiti. E quindi vogliamo rispondere tramite un video. Noi ricordiamo sempre che non rispondiamo normalmente tramite dei video, diciamo queste sono eccezioni, ovvero l'1% solamente dei casi lo facciamo. Però quando le domande veramente riteniamo siano importanti e sia ne necessario, insomma, condividerle con diciamo, tutti coloro che saranno interessati nell'affrontare queste tematiche. Bene, ricordiamo che noi lavoriamo sempre in streaming, quindi tutto quello che registriamo man mano che noi facciamo il video, appunto, viene immesso immediatamente nella piattaforma. Questo ci fa risparmiare tutto il tempo del video editing che ricordiamo. Ci porterebbe via tantissime ore, alle volte ci vogliono, dipende da quello che devi fare e dalla strumentazione che hai, ti porta via anche più di 12 ore, mentre invece così ti ritrovi il tutto fatto in 448. Questa è la parte positiva. La parte negativa è che se dici qualcosa che non va, resta registrato. Quindi se dovessi dire qualcosa che non va, alle volte io penso un termine tipo Geremia e magari me ne esco con Zaccaria. E quindi me ne rendo solamente conto dopo che ho fatto l'errore, dopo che mi sono ascoltato. Quindi, qualora si concretizzasse qualcosa del genere, poi in descrizione andò appunto a scrivere nel minuto tale, volevo dire questo, ho detto quest'altro. Insomma, abbiate pazienza. Bene, detto questo, vogliamo aprire. Ecco qui, questa è la lettera. Abbiamo insomma due quesiti perché li abbiamo messi insieme, così risponderemo a tutte e due le persone che ci hanno investiti. Ricordiamo sempre che noi manteniamo al 100% l'anonimato di chi ci scrive. Questo vale per gli amici, ma anche per i nemici, perché appunto ogni tanto è capitato che qualcuno ci ha scritto insomma anche in maniera poco garbata, ecco. Ma l'anonimato viene comunque garantito. Benissimo. Per quanto riguarda le mail. Allora, vogliamo leggere quanto ci scrive, diciamo, la prima persona. Lui dice: ho tolto tutta la parte che si riferiva alla mia persona perché fa parte quella della mia privacy e quindi ho lasciato solo la domanda. Ho semplicemente messo alcune cose che ritengo importanti in eretto. Allora, vogliamo leggere. Lui dice: volevo sottoporti una riflessione che mi è sorta mentre ascoltavo il video del 1° novembre sul fico Israele e la generazione che dura 70-80 anni. Salmo 90 verso 10. La seconda parte che non hai citato dice: passa perché passa in fretta. E noi ce ne vogliamo via. È corretto affermare che anche quest'ultima frase sia profetica, nel senso che parla del rapimento, il volare via. Infatti Mosè che scrive non può parlare della sua morte perché al tempo dell'Antico Testamento anche i giusti andavano nell'Hades, quindi nelle profondità della terra, anche se nella parte a loro dedicata, seno di Abramo, non volavano, ma scendevano. Può questa frase finale del verso 10 riferirsi alla resurrezione che ci sarà al momento del rapimento della Chiesa, così da rafforzare il fatto che i 70-80 anni si riferiscono all'ultima generazione? Volevo chiederti anche un esame del testo originale, in particolare se è corretta la traduzione vogliamo via. Benissimo. Allora, domanda molto interessante. Questo
Quindi vogliamo partire dalla seconda parte della domanda, perché la domanda si divide in due. La prima parte è di stampo esegetico, la seconda parte è di stampo linguistico barra ermeneutica. Quindi noi vogliamo partire dalla seconda parte, quindi dalla parte linguistica. Allora, siccome noi non siamo, come dire, dei professori di ebraico, come dire, sì, l'abbiamo studiato, conosciamo la grammatica, conosciamo le regole, no? Ma non è che siamo dei professori che abbiamo preso delle lauree, sì, l'abbiamo studiato con gente competente, con dei professori veri e propri. Però noi non è che abbiamo una laurea, delle competenze, siamo degli accademici. Quindi, come dire, io non posso, se fossi stato un professore, avrei detto e così punto e basta, fine, sì, significa questo. Arrivederci e grazie. Siccome non sono un professore, allora lo devo dimostrare. Ed è quello che farò in questo video. Io dimostrerò nero su bianco come effettivamente il testo che andremo a visitare è tradotto bene, perché le nostre revisioni sono tutte tradotte bene. Ovviamente non saranno mai come i testi originali, però sono tradotte bene. E l'ultima parola significa appunto off, volare via. Poi lo vedremo e ve lo dimostreremo. Infatti noi conosciamo, dobbiamo fare per forza così, perché sì, parliamo l'italiano, parliamo anche altre lingue, ma questo poi non ci giustificherebbe a metterci a insegnare l'italiano o le altre lingue. Infatti spesso ci sono persone che si mettono a insegnare lingue senza avere uno stralcio di laurea, senza essere stati, come dire, capacitati nel farlo. Allora, quello è un altro discorso. Però affrontare un termine, un discorso in maniera di ermeneutica, linguistica, alla base di il significato di un verso, di il significato di una parola, quello è un altro discorso che chi è capace può tranquillamente farlo, però lo deve dimostrare e noi ve lo dimostreremo. Allora, io vado a prendere una pagina internet qualsiasi, Startpage, noi utilizziamo questa, e scrivo, ascoltate quello che scrivo, guardate, concordanza Bibbia, e poi scrivi questa parolina, strong, è molto importante, strong, eccola qua, questa qua. Allora, qui vi apre, ok, diverse, ok, vi apre diverse possibilità. Allora, tu che fai? Ne apri una, per esempio qui c'è una parola in greco, apri questa, ci importa niente, eccolo qua, e ti dà la parola in greco. A noi adesso il greco non ci interessa. Allora, andiamo invece nell'Antico Testamento e quindi passiamo all'ebraico classico o l'ebraico antico, ovvero l'ebraico biblico. E quindi dal greco si passa all'ebraico. Questa la chiudiamo. Benissimo. E quindi siamo nel libro dei Salmi. Allora, nel libro dei Salmi, ok, nel libro dei Salmi praticamente vogliamo passare al Salmo 90, che è quello che ci interessa. Salmo 90, prendiamo il Salmo 90, benissimo. Una volta che noi abbiamo preso il Salmo 90, andiamo a prendere il verso numero 10. Allora, Salmo 90, verso numero 10, eccolo qua, perfetto, questo lo rimettiamo qua e troviamo qui quello che ci interessa. Praticamente, eccolo qua, i giorni dei nostri anni, in alcuni sono che 70, in altri se ve ne sono di maggiori forze che 80 anni. E anche il fiore di quelli non è altro che travaglio e vanità, perciò che di subito è riciso e noi ce ne vogliamo via. Ricordiamo che le traduzioni sostanzialmente si dividono in due tipi di traduzioni. Ci sono le traduzioni letterali e le traduzioni contestuali. Quindi il traduttore letterale è quello che non bada molto, diciamo, alla contestualità, quella poi sarai tu a tirarla fuori, ovvero è piuttosto letterale,
Quindi ti traduce parola per parola cercando di dargli un certo senso, mentre invece la contestuale non bada piuttosto a quello che vuol dire il contesto. Ecco, sostanzialmente i traduttori si distinguono in queste due categorie in maniera molto generale. Ecco perché è bene avvalerci anche di più traduzioni della parola di Dio, in maniera tale che possiamo avere un quadro sempre via più generale. Allora, qui praticamente ogni parola che noi troviamo ha una sua radice che va a differire da quello che noi leggiamo. Per esempio, vogliamo leggerlo tutto. Qui c'è scritto Vemei, Shenoteinu, Bachemme, Shivimme, Shana. Questa è la prima, diciamo, frase. La seconda frase è Veimme, Vigevurot, Shemonim, Shana. Questa è la terza, poi c'è la quarta. Verachevam, Amal, Vaaven. Questa è la terza. E la quarta è Chigaze, Chisce. Chigaze, Chisce. E questo è quanto. Ora, questa parola qua, Vemei, ok? La radice, ovvero la viene da una parola che si dice Yom, ok? Praticamente questa qua, senza la vocalizzazione, yod mem, yom, che significa giorno. L'ho aperta qua a fianco, eccolo qua, yom significa giorno, molto semplice. Quindi, vemei, shenoteinu, bachem, shivim shana. Quindi, praticamente, se io faccio lessico, qui praticamente mi dà diciamo, i principali nomi, insomma, le principali parole, per esempio le preposizioni non te le mette. Qui c'è una preposizione, vedete? Una preposizione che non te la mette, Bachem. Quindi lui ti dà diciamo, il complesso, no? Vemei, anachnu, Shenoteinu, Shivim Shana. Ok. Allora, i giorni dei nostri anni, vedi qui c'è nu, nostri, perché praticamente i suffissi, atate tiu tempte nu, le preposizioni, le congiunzioni tipo, dove sta? Eccola qua, questa, no? Ve e. Veimme, tutto viene incorporato in una parola. Quindi tu trovi una parola con la congiunzione, la preposizione, la radice, il suffisso, il verbo finale che investe la persona singola, investe più persone e così via discorrendo, trovi tutto quanto insieme, no? Ecco perché poi tu devi conoscere tutte queste cose. Allora, quindi, per esempio qui, scenoteinu, ok, shanim, shana è anno, ok? Quindi, bachem in tutto, vedi qui non te lo metterà mai, però bachem è in tutto, shivim 70, in tutto sono, quindi ci metti il verbo perché la regola grammaticale vuole che qui ci si metta il verbo, perché nell'ebraico non ti dice sono o è, si concretizza in automatico. È proprio la regola grammaticale dell'ebraico che tu devi conoscere. Eccolo qua. Significa 70. Shivim significa 70. Ok? Può significare anche altre cose, però adesso il testo indica appunto 70. Allora, quindi Vemei, Shenoteinu, Vachem, Shivim, Shana. Quindi i giorni dei nostri anni sono 70. I giorni dei nostri anni sono 70. Eccolo qua. Questi, praticamente, questi qua sono stati fatti da professori e da accademici. Quindi i giorni dei nostri anni sono 70, qui sì, in tutto, perché manca la preposizione che loro non ci mettono, in tutto sono 70 anni. Shana, vedete? I giorni dei nostri anni, in tutto
dove sta Bahemme, in tutto indica, in tutto sono 70 anni. Ve imme, vige vurotte, shimonim, shana. Ok, quindi per quelli che sono più tosti, più gagliardi, più incredibili, adesso scusate la battuta, forza, valentia, gagliardia, valore, vittoria, eccetera, 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 quelli belli massicci, ok? Shemonim, sono 80, Shana, sono 80 anni. Ecco qui un'altra frase concretizzata, questa qui, l'80-84, ok? Praticamente Shemonim significa 80, potrebbe anche significare 18, ma ovviamente il contesto ti dà quello che sta dicendo, ti dà anche il tempo e tutto quanto, è sempre il contesto che ti fa tutto. Quindi sto andando un po' a correre perché è veramente semplice. Allora, poi questa è la penultima, diciamo, frase, Berachevam Amal Vaven. Quindi Berachevam, adesso chiudiamo, andiamo a cercare poi Berachevam, ma quelli con forza, quindi la forza, l'orgoglio, le molestie, l'aggravio a male, le preoccupazioni, ok? Sono va a venne, sono vanità, ok? Sono vanità. Tutto questo, ecco, lui traduce il Diodati, ok? Che sono vanità perché subito è reciso, subito è reciso. Allora, chi, ok, perché, poiché, ok, questo significa chi, vedi, è reciso, vedi, il Diodati ti dà il senso, il fiore non è altro che travaglio e vanità perché subito è reciso, eccolo qua. Allora, chi gazze, gazze è tagliare via, gazze, viene da gezze, no, gazze, scusate, gezze significa cortare, portare via, perché viene tagliato, viene portato via, ok? Quindi l'uomo che fa queste cose, il senso è questo, hisce, prestamente viene portato via, in che e se ne va la via, va naufa, va naufa, eccolo qua, va naufa, eccolo qua, va naufa. Allora, va naufa è il termine che significa volare, volare, volare significa anche svenire, eccetera, eccetera, ma adesso il testo implica volare, andare via. Viene da off, viene da off. Off è una delle prime parole che ti insegnano o che impari quando inizi a studiare l'ebraico biblico. Allora, off si scrive in questa maniera. Te lo faccio vedere. Te lo faccio vedere. Lo facciamo un pochino più grande. Off si scrive con ein. L'ein è questa. Poi ci metti la vav. Eccolo qua. E poi ci metti la p. Siccome è finale, si scrive con questa qua sotto. Ecco, questa è. Ora, io faccio un po' di spazio e te la vocalizzo. Quindi riscrivo la stessa parola vocalizzata. Quindi come si fa? Prendo di nuovo la ein, poi prendo la vav, che è questa, eccola qua, e ci metto la o sopra, che sarebbe questa qua. Eccola qua. Poi c'è la. E di nuovo ci metto appunto la p, che diventa f perché manca il dagesh. Quindi lasciamo stare adesso le regole grammaticali, eh? Il dagesh che cos'è? È un puntino. Ok, tu appunto, tu non sai che cos'è un dagesh, un begat che fa, un attetitetu, utentenna, eccetera, 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 uno sheva, insomma, questo qui è lo sheva, una serie, le vocali, insomma, eccetera, 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 però quello che ti interessa è il testo. Quindi diciamo che la radice è questa, la radice è sempre senza vocali, ok? Il taglio
poi c'è il taglio, poi c'è il cani, fal, piel, pual, filco, fal, pael, e così via discorrendo. Ma io adesso sto improvvisando. Allora, praticamente questa è la radice, e questa è praticamente quando tu vai a scrivere off. Off significa uccello. Uccello. Allora, se io vado a prendere questa parola qua, ma adesso questo chiudiamolo, dove sta? Allora, Vanaufa viene da questa parola qua, capito? Ora, siccome la regola grammaticale vuole, ok, che qui questa e questa in mezzo abbia perso questa qua, la vav, l'abbia persa, però nella sua radice c'è, se io vado, apro qua a fianco, eccolo qua, uff, che in questo caso lascia stare adesso qui che dice uff e non dice off, ok? Perché off sta per uccello, uff sta per volare, cosa fa l'uccello? Vola, off, uff che cos'è? Volare, volare, vedi, volare, volare, ok? Volare, molto semplice. Quindi, quando qui dice e noi ce ne vogliamo via, il termine è questo. E quindi, essendo questo il termine, letteralmente il testo vuole dire vogliamo via. Molto semplice, eccolo qua. Quindi la traduzione, tu dici a me, no? Tu dici, per favore, mi fai un esame del testo originale più il termine vogliamo via. Quindi io ti ho fatto, diciamo, una sorta, diciamo, di, non è proprio un'analisi grammaticale vera e propria, no? Tipo qui, shana, questo è la radice, poi teinu è il verbo, questo indica il verbo, questo indica il suffisso, a, ta, te, ti, u, tem, ten, nu, questo è, poi bachem è una preposizione, mo non mi metto a fare tutto parola per parola, anche perché non ti interesserebbe, gloria a Dio, però diciamo che complessivamente ti ho dato una certa inquadratura, ma mica finisce qua, perché io voglio fare le cose per benino. Allora, guarda, ecco perché io vi mostro, anche se tu non capisci giustamente un H di ebraico, alla fine tu capirai perfettamente. Guarda, andiamo a trovare gli ebrei di Roma. Quindi scriviamo Torah.it, andiamo a trovare gli ebrei di Roma. E ti prendo, eccolo qua, Torah.it. Ti prendo il sito del rabbinato italiano, che è uno che a livello mondiale conta tanto. Eccolo qua, vedete? Torah.it, eccolo qua. Questo è il sito ufficiale del rabbinato italiano, ok? Salute a tutti voi, Dio vi benedica. Scusate se prendiamo in prestito il vostro sito, che è fatto bene, c'è il testo della Torah, e noi usiamo il vostro sito perché è fatto bene. C'è niente da fare, il testo della Torah è meraviglioso. Quindi testo della Torah, ok? I commenti ci interessano. Questo lo chiudiamo. Questo è il testo di tutta la Torah. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar e Devarim. Allora, Bereshit, Bereshit. Ok, principio, principio. In greco, Genesi. Benissimo. Quindi noi prendiamo il Bereshit, che sarebbe questo. Poi c'è il Noah, che è un'altra cosa, quindi il Bereshit dovrebbe andare dal capitolo 1 al capitolo 5, penso, se la mia memoria non mi delude, come sempre accade, anzi spesso. Vediamo un po' se arriva fino al 5. Vediamo. Ah no, fino al 6, vedi? Ho sbagliato, fino al 6, perché però il Noah è dal 6 in poi. Vabbè, fa niente. Vedete, il bello della diretta, che gli errori restano, fa niente. Allora, questo dice, che c'entra adesso Genesi capitolo 1
con Salmo 90 verso 10? Come c'entra? Perché tu vuoi sapere nello specifico se questo termine off, che te l'ho fatto vedere qua, off, qui c'è scritto uff, significa volare. Io te lo faccio vedere proprio per farti capire, farvi capire a tutti quanti, anche da un punto di vista razionale, che le cose effettivamente stanno così e che quello che noi stiamo dicendo è sì e sì, punto e basta. E chi dica il contrario o mente o è ignorante. Allora, io vado a prendere il testo 1 perché a un certo punto nella creazione il Signore crea cosa? Gli uccelli. Oh, cosa fanno gli uccelli? Volano. Come si scrive volare e uccelli? L'abbiamo visto qua. Off. Quindi dovremo trovare questo termine. Ok? Benissimo. Dove parla degli uccelli? Nel verso 20, nel verso 21. Poi lo ripeterà, mi pare. Vabbè, comunque, andiamo nel verso 20 e nel verso 21. Allora, verso 20, verso 21, gli ebrei traducono, Iddio disse, brulichi l'acqua di un brulicame di esseri viventi e volatili, volino sulla terra, sulla faccia dello strato, qui aggiungono loro, detto cielo. Questa è la traduzione, una traduzione sommaria, perché gli ebrei traducono, sì, io, bene, traduco, ci mancherebbe. Però loro più che altro sono interessati, ok, al testo originale. Quindi verso 20, 20 come si dice in ebraico, kaf, eccolo qua, 20, kaf. Quindi, allora, il testo originale dice, lo facciamo un pochino più grande perché voi sapete che se siamo accecati, capita a chi va verso i 50 anni, allora, Vayomer Elohim Ishretzu Hamaim Sheretz Nefesh Chaya Ve-Off, vedi qui c'è la congiunzione che è tutta attaccata e il termine è Off. Dove stava? Eccolo qua, Off, vedi Off, Off, ok? Ve-Off-Off al Haaretz, al Penei, Rechia, Rechia, Hashamaim. Ok, quindi, facciamo un pochino più piccolo, quindi quando qui dice, dove sta? Verso 20. Allora, Vayomer Elohim, e disse Iddio, Elohim che è? E anche sta a indicare anche Dio, secondo il contesto. In questo caso parla di Dio. E disse Elohim, Ishretzu, brulichino, ok, brulichino, tirino fuori, Hamaim, le acque, vedi qui c'è un plurale, brulichino, le acque, brulichino, le acque. Invece qui dice al singolare, però nell'originale, in ebraico, acqua è plurale non infinito, mai, perché è duale, ein è duale, cieli è un plurale duale, non infinito, cioè da due fino all'infinito, no, è duale, quindi è un plurale. Ovviamente quando tu traduci normalmente puoi optare per tradurre al singolare o al plurale, ne hai facoltà, non cambia poi il testo. Quindi brulichi l'acqua di un brulicame, di un brulicame, dove sta? Hamaim e Sheretz, ok, quindi brulichino, nefesh, nefesh è anima, quindi anima anche vita, quindi brulichino anime, brulichino vita, chaya e sia, è un verbo, si dice che chaya è il verbo che reggerebbe il tetagramma, yodche bavche, questa è un'altra storia, e sia, ok, ve off, eccolo qua, e siano volatili uccelli, uccelli volatili, ve off, quindi ve off, ve off,
al Haaretz, al sulla terra, al Penei, sulla superficie, al Penei o sulla faccia, Penei viene da faccia, sulla faccia, rechia del firmamento Hashamaim dei cieli. Quindi quando tu qui leggi e il Dio disse brulichi l'acqua di un brulicame di esseri viventi, nefesh, esseri viventi, anime, esseri viventi, il testo dice nefesh, nefesh è anima, ok? Anima. E volatili volino sulla terra, quindi e sia haya e sia ve off volatili volino al Haaretz sulla terra e sulla faccia del rechia del firmamento dei cieli Hashamayim. Quindi il termine volare è questo, ve, questa è la congiunzione che ci interessa, off, quindi il termine volare è off. Lo ritroviamo qua, vedi, volare, uccelli, volare, vedi, volatili, volino, eccolo qua, off, che lo ritroviamo qua, che è questo, off, che manca per la regola grammaticale, la vabbè, ma io la apro qua, eccola qua, off o uff, lascia stare sulla vocale, vedi, che significa volare. Quindi, quando tu mi domandi, volevo sapere, oltre che l'esame del testo originale, in particolare se è corretta la traduzione voliamo via, la risposta è sì. Voliamo via è corretta. Voliamo via è stracorretta. Quindi qualsiasi persona che non ci capisce niente può toccare nero su bianco che quello che noi diciamo, così come noi abbiamo fatto più di 20 video dove abbiamo smontato le menzogne, le bugie, le teorie di Mauro Biglino con il linguaggio originale, l'abbiamo proprio smontato, l'abbiamo distrutto, proprio pur non essendo degli accademici, proprio l'abbiamo frantumato. No, perché? Perché noi dimostriamo il tutto. Il tutto è ben dimostrato. Io potrei anche prenderti questo qua e farti vedere appunto quello che dice questo qua, però quello che dice questo è la stessa cosa che vi abbiamo mostrato, diciamo, con, come si chiama, con la rete internet. Quindi a questo punto noi abbiamo terminato con la risposta per quanto riguarda il linguaggio originale. Il linguaggio originale dice appunto volare via. Ora, prima di questo tu ci hai investito con la domanda del milione. È corretto affermare anche che quest'ultima frase sia profetica, nel senso che parla del rapimento, volare via, perché appunto tu dici che nel passato, giustamente, ci ricordi, amen, che nel passato appunto si scendeva nel seno di Abramo. Infatti nel passato c'era il seno di Abramo. Ricordiamo, magari chi sia poco esperto in parola di Dio, che l'inferno si trova nel centro della terra, ancora oggi. Ma nell'antichità, a fianco all'inferno, c'era il seno di Abramo, che era dove andavano i giusti. E quando è venuto il Signore Gesù Cristo, è sceso dove? Nel seno di Abramo, in quei famosi 3 giorni. E quando il Signore Gesù è risorto, si è portato con sé tutti quelli che stavano nel seno di Abramo. Dove se li è portati? Nel regno dei cieli, nel terzo cielo. Quindi oggigiorno, quindi si può dire che in passato il limbo è un'altra cosa, sto a dare i numeri, lo Sheol, perdonatemi. Il limbo è una roba cattolica che non esiste, dove ho detto una sciocchezza, che prima dicevano che esisteva il limbo e poi si sono accorti che non esiste più, quindi hanno cambiato per l'ennesima volta la dottrina. No, lo Sheol, perdonatemi. Purtroppo stiamo in diretta e questo errore resta, però vabbè.
Lo Sheol era Trino, perché c'era c'era l'inferno da una parte, dall'altra parte c'era il seno di Abramo e c'era anche l'abisso, ancora oggi c'è l'abisso. E alcuni pensano che quella voragine che separava, perché è scritto questo in Luca, quando parla del ricco Epulone, quella voragine che separava l'inferno dal seno di Abramo fosse appunto l'abisso, che è la prigione dei demoni. E ora, vero o falso, sta di fatto che l'abisso esiste, c'è, e ancora oggi si trova appunto nel centro della terra. Quindi oggi l'inferno, lo Sheol, non è più Trino, diciamo adesso è duale, perché c'è solamente l'inferno dove vanno i dannati e l'abisso dove vanno appunto i demoni imprigionati, ma questa è un'altra storia, la storia dei demoni imprigionati. Quindi effettivamente si scendeva, non si andava su, quindi quando qui dice volava via, possiamo intenderlo nel senso come frase profetica, perché anticamente non si volava via, ma si andava, diciamo, si andava giù. Sinceramente io non ci avevo mai fatto caso. E quindi mi stai, diciamo, sto approcciando questo passo per la prima volta nella mia vita in questa maniera. E effettivamente sì, mi stai facendo riflettere. Ovviamente io non posso che essere d'accordo con te, ti ringrazio Dio per questa cosa che io non conoscevo. Quindi sì, io mi trovo perfettamente d'accordo con te, non ho nulla in contrario. Ovviamente presentarla da sola, questa cosa qua, non so quanto possa essere accettata e reggere, però nel complesso, quando uno presenta proprio tutte le prove che dimostrano che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, se poi all'ultimo, come ciliegina sulla torta, ci metti pure questo, beh, diciamo che acquista forza, ovviamente. Mespe che dobbiamo anche saperle esporre le cose, metterle le cose. E ovviamente io a te non ti devo insegnare niente, lo so che conosci la Bibbia quanto me, se non meglio di me, tranne per il linguaggio originale, ovviamente. Quindi a te non ti devo insegnare niente. Però dico la mia anche per quelli che magari non hanno... ci sono tanti giovani nella fede che ci ascoltano, quindi parlo anche in maniera molto didattica, soprattutto per loro, non tanto per te. Quindi non ti offendere, gloria a Dio, ma lo so che non ti offendi, Dio ti benedica. Quindi, no, mi hai insegnato una cosa nuova che, grazie a Dio che si è usato di te, ma bisogna anche dirle le cose. Quindi io non posso mentire, non posso dire, se lo sapevo, Dio mi taglierebbe la capoccia. Chi mente non andrà in cielo, i bugiardi non andranno in cielo, diciamo sempre la verità. Quindi non conoscevo questa cosa qua, nel senso che non ci avevo mai posto a mente, e quindi gloria a Dio per questa cosa qua. Scusate, io me devo soffiare il naso. Poi c'ho pure freddo. Ragazzi, ave chiara? C'ho pure freddo. L'altra volta c'avevo caldo, oggi c'ho freddo. Allora, che te devo dire? Ave chiara questa, ragazzi? No, scherzo. Ok. Allora, quindi, caro fratello anonimo, io penso di averti risposto appunto, quindi chi non ha visto ovviamente il video, l'ultimo video che ho fatto, che poi casomai lo metto nel link, la profezia del fico, dovrebbe vedere quel video là per capire il tutto. Bene. Con questo concludiamo la prima risposta al primo anonimo e lo congediamo nel senso buono del termine, ovvero la risposta è stata fornita.
Grazie per averci investito con questa domanda e spero possa essere di aiuto a molti altri questa risposta e possa allargare la nostra conoscenza della parola di Dio. Detto questo, e avendo salutatolo, vogliamo passare al secondo anonimo. Bene. Salve caro amico che ci scrivi. Bene. Quindi vogliamo adesso leggere la seconda domanda che in qualche maniera ha a che vedere anche con la profezia del fico. E abbiamo tolto anche qui tutta la parte che riguarda la nostra persona e lui dice, appunto, ci fa la domanda del milione che ogni tanto qualcuno ci fa. Bene, ci facciamo il video dedicato, così rispondiamo una volta, diciamo, per tutte, in maniera tale che le altre volte che ci rifaranno, tanto sicuramente ricapiterà la domanda, ce l'abbiamo già pronta e gli mandiamo il link. Quindi la domanda è molto semplice, riguarda uno degli ultimi video live profezia del fico, l'ultima generazione 70-80 previo rapimento. In pratica riguardo l'ultima generazione che dice i più arriveranno ai 70 e i più agli 80 anni. Non ti dico il passo perché non lo so, ma so che lo sai per certo te. Insomma, sappiamo tutti e due che l'ultima settimana di Daniele è la settimana che circonda un periodo di 7 anni. Amen, è così. Daniele 9:27. Vale a dire la tribolazione, giusto? Per i primi 3 anni e mezzo finta pace, va bene, anche se ci saranno guai dappertutto e ci saranno comunque morti e ci saranno guerre, ci saranno pestilenze e milioni di morti. E gli ultimi 3 anni e mezzo con la grande tribolazione, che ci sarà la grande persecuzione di quei credenti che accetteranno Gesù, che non sono stati partecipi del rapimento della Chiesa. Questo qui lo toglierei, che non sono stati partecipi del rapimento della Chiesa, lo toglierei perché? Perché quelli che non saranno rapiti, per apostasia o altro, forse meno dell'1% perseguirà la via della salvezza. La maggior parte cadranno proprio nella massima idolatria dell'anticristo e quant'altro, cioè è difficile che abbiano una seconda possibilità. Di questo ne abbiamo già parlato. Più che altro lì parla degli ebrei, 144.000, quelli che crederanno, anche del mondo e così via discorrendo. Ma la chiesa apostata proprio non avrà una seconda possibilità. Di questo ne abbiamo già parlato in qualche parte, ma comunque non è tanto questo il quesito, quindi ci fermiamo qua. Ecco, per arrivare al punto, ecco, quindi il punto è, visto che questa è l'ultima generazione, ok, dalla nascita dello Stato di Israele nel 48, benissimo, /47, sono perciò passati 72 anni. Giusto? Beh, basta farsi il conto, sono passati 72 anni, no? Dal 48 ad oggi, vabbè, quello che è. Per arrivare a 80 ne mancano 8, e vabbè, e fino a qua è matematica. Ma non è che il periodo, ecco qua, dei 7 anni di tribolazione è compreso in questa fascia di tempo degli 80 anni? Questa è la domanda. E poi lui ci dice, perché dico questo? Perché nelle scritture il rapimento è menzionato molto meno del ritorno di Gesù sul Monte degli Ulivi. Vedi Zaccaria, per esempio. Perciò, visto che biblicamente parlando per il mondo, per la terra, il ritorno di Gesù fisico è il fatto culminante, mi sento di dire che il periodo dei 7 anni, nonché la 70ª settimana profetica profetizzata da Daniele, è inclusa per me negli 80 anni d'età dell'ultima generazione. Ok. E poi dici, nessuno sa il giorno, l'ora del rapimento, ok, ma questo evento sappiamo benissimo tutti e due che darà inizio alla tribolazione, perché sarà tolta dalla terra l'olio, lo spirito delle vergini avvedute. Sarà tolto l'olio? L'olio e lo Spirito Santo non sarà mai tolto. La Chiesa sarà tolta,
ma lo Spirito Santo continuerà a lavorare e ci sarà sempre. Chi convertirà, chi convince di peccato 144.000 e tutti quelli, chi darà la forza di affrontare la morte ai cristiani che saranno decapitati e così via discorrendo. Lo Spirito Santo non sarà tolto, sarà tolta la Chiesa, qualora intendessi leggere questo, dire questo. Allora, domanda, veniamo a noi. Negli 8 anni che restano, che nessuno sa il giorno e l'ora e l'anno del rapimento della Chiesa, è compresa la grande tribolazione? Domanda del milione. Allora, ti dico quello che io penso, e lo sottolineo, ti dico quello che io penso, quindi, occhio, non sto dicendo così dice il Signore, così dice la Bibbia, così è scritto, non sto dicendo questo, perché io non conosco la risposta. Già mi è stata fatta questa domanda e la mia risposta è sempre stata la stessa. Io non conosco la risposta. Quindi ti do il mio parere personale. Ora, secondo Alessio Evangelisti, nessuno è in grado di conoscere la risposta, secondo me. È quello che io penso. Sarà giusto, sarà sbagliato, ma è quello che io penso. Siccome nel dire quello che io penso non sto andando contro il fondamento della parola di Dio, posso tranquillamente dirlo. Detto questo, io ti dico, oltre che secondo me nessuno sa la risposta, ti dico che secondo me, tu dici che secondo te i 7 anni sono compresi in questi 8 anni che restano. Secondo me no, però è quello che io penso, perché poi secondo me nessuno sa la risposta, però possiamo pensarla, possiamo avere un parere. Secondo me no. Il verso non è chiaro, perché se io vado in Matteo 24, tutte queste cose, allora, quando dice tutte queste cose saranno solo il principio di dolori, vedi, perciò che conviene che tutte queste cose avvengano, ma non sarà quando avrete vedute tutte queste cose, sappiate che egli è vicino in sulla porta, io vi dico che questa età non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Quindi tutte queste cose, la domanda del milione è, vedi anche Luca 21, comprende anche la grande tribolazione? Secondo me no, secondo me non comprende anche la grande tribolazione, secondo me. Però siccome io non conosco la risposta, sottolineo nuovamente che è un parere personale, quindi la tua domanda è molto pertinente. Ma io non ho una risposta. L'unica cosa che ti posso dare è un parere personale. Il parere personale è una cosa. La risposta è un'altra cosa. Io la risposta non ce l'ho e quindi ti do il parere personale. Tu mi hai dato il tuo parere personale, che è diverso dal mio, è l'opposto. Ebbene, ognuno la pensa come meglio crede. Molto semplice, ognuno in questo possiamo avere tranquillamente tutte le idee che vogliamo, diverse gli uni dagli altri, dal momento in cui non stiamo toccando il fondamento, possiamo tranquillamente pensarla in maniera diversa. Quindi io penso che nessuno c'ha la risposta. Vedete voi tutte queste cose, io dico in verità che non sarà lasciata pietra su pietra. E di guardatevi, non vi turbate, perché conviene che tutte queste cose avvengano. Tutte queste cose, vedi, alle volte implica le cose di prima, poi aggiunge delle cose nuove. Vedete, non è mai troppo esplicito nel dire tutte queste cose. Tutte queste cose, vedi, non saranno che il principio di dolori. Poi quando arriva ai nostri giorni,
di questo devi vedere il video dedicato di Matteo 24, così ancora voi quando avete vedute tutte queste cose, cosa si riferisce, vedi? Quindi quando dice tutte queste cose non è mai circoscritto a un determinato episodio, ma si riferisce a più episodi, molti di questi già si sono concretizzati, quindi può tranquillamente stare che in tutte queste cose arrivi al rapimento della Chiesa, e senza includere il ritorno di Cristo, che è un'altra cosa. Può tranquillamente stare. Io ti dico che questa età non passerà, verso 34, finché tutte queste cose non siano avvenute. Quindi non è detto che implichi il ritorno di Cristo, perché ogni volta che usa tutte queste cose si riferisce a un qualcosa di diverso. Infatti, no? Quando qui dice voi vedrete, tu non vedete voi tutte queste cose, il termine tutte queste cose, capito? Perché la parola di Dio ti dà delle chiavi, no? Tipo in quel tempo, in quei giorni, quando ti dà queste frasi così uguali, tutte queste cose, tutte queste cose, tutte queste cose, tutte queste cose, attenzione, ok? Vedi tutte queste cose, però non sarà ancora la fine. Una gente si leverà contro un'altra, ma tutte queste cose, ma solo il principio dei dolori, vedi? E quando dice appunto tutte queste cose, questa età non passerà, tutte queste cose, non è detto che sia compreso la seconda venuta di Cristo. Quindi secondo me, stando all'analisi generale del contesto appena descritta, tutte queste cose affatto non indica, non comprende, anzi non comprende la seconda venuta di Cristo. Per questo qua. Cioè io ti dico no, non sono d'accordo e poi ti spiego il perché. Anche tu mi hai spiegato il tuo perché. Io dico questo perché nelle scritture il rapimento è menzionato molto meno del ritorno di Gesù e quindi sul Monte degli Ulivi. Quindi, perciò, visto che biblicamente parlando per il mondo, per la terra, il ritorno di Gesù Cristo fisico è il fatto culminante, mi sento di dire che è il periodo dei non condivido. Ho detto non condivido, non ho detto che stai dicendo cose che non stanno né in cielo né in terra. No, quello che tu dici è molto sobrio, giusto, intelligente, tant'è che ti ho dedicato un video. Però io dissento tutto qua. Ora, nel dissentire ti dico che è la mia opinione, perché effettivamente io non ho la risposta. Ti posso dare la mia opinione, tutto qua. Quindi questa è stata la mia risposta. Spero che questo video possa essere stato utile a coloro che mi hanno scritto. Fatemi sapere se è stato utile. E spero di aver risposto in maniera esauriente. E spero che questo video possa essere utile anche a quanti lo vedranno. Detto questo, io vado ad rendere pubblico il video. Adesso è privato, lo rendo pubblico. Voilà. Ok, bene cari amici, come sempre con voi è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, che ore sono? Ok. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Grazie per averci seguito. Dio vi benedica. Shalom.